Ci stiamo portando alla conclusione di questa mostra che è durata 2 mesi, che è stata molto intensa con delle attività molto importanti della Guardia di Finanza. Questa mostra è stata organizzata con il Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma e con il patrocinio del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Basilicata e il Consiglio Regionale di Basilicata. Saluto Franco Mollica, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, il Sindaco di Palazzo, il Capitano La Monaca che ci farà la sua relazione sulla Guardia di Finanza, i Carabinieri con il Maresciallo qua presente e tutta l'amministrazione. Stiamo concludendo questa mostra molto particolare che ci ha raccontato la Grande Guerra. Noi l'abbiamo legata, nonostante fosse della Guardia di Finanza, dove noi non abbiamo avuto caduti della Guardia di Finanza a Palazzo San Gervasio, però abbiamo avuto tanti caduti soldati e tanti cavalieri di Vittorio Veneto, tanto più che oggi il sindaco ha intitolato una strada a un cavaliere di Vittorio Veneto, Cagno Palermo. Saluto la famiglia che è qua presente. In rappresentanza di tutti quei soldati che sono stati al fronte, voi vedete, avete, entrando nella galleria, avete visto tutti gli strumenti di guerra che quei poveri ragazzi hanno utilizzato e hanno subito. È stata una guerra atroce, corpo a corpo, dove si lottava per un metro di trincea. Quindi è una guerra che ha portato tante vittime, tanti giovani soldati che non sono più tornati qua. Franco Mollica, nuovo presidente del Consiglio regionale, è un grande amico della Pinacoteca. Con lui ricordo il 2008, quando abbiamo approvato la legge regionale per la valorizzazione della Pinacoteca del Rico, che è la legge che oggi sostiene questo ente. Ci siamo confrontati con lui, con Rocco Vita, per dei giorni incessanti. Io ricordo quella sera dell'approvazione, Franco, che successe l'ira del mondo nel Consiglio regionale. Si bloccò il Consiglio regionale per la nostra legge, una sospensione di 5 minuti durò quasi tutta la notte, perché purtroppo era una legge molto importante e c'era qualcuno che non voleva farla passare. Grazie a Franco, grazie a Rocco Vita, a tutto il Consiglio regionale che poi l'ha approvata. Sono 8 anni che questa Pinacoteca può fare le attività che ha fatto, che continuerà a fare. Mi auguro, Franco, che come sempre ci darai una mano nei vari assestamenti di bilancio, anche se oggi la Regione sta soffrendo molto per il taglio di fondi, per le royalty, per tutto quello che sta accadendo. Però, come tu sai, questo è un incubatore culturale importante per la Basilicata e merita l'attenzione che fino adesso voi avete avuto. Concludiamo questa mostra stasera e siamo già pronti per il 14 luglio a inaugurare la mostra dei quadri della collezione del Rico. Quest'anno non abbiamo chiuso per niente, il 21 aprile abbiamo ritirato i quadri portati in deposito. Il 21 in contemporanea è arrivata la Guardia di Finanza a montare la mostra. Ci siamo incontrati al ristorante tutti insieme con la soprintendenza. Ho detto: l'Italia che funziona, 2 enti dello Stato che in contemporanea chi smonta e chi monta, per dare la possibilità a tutti di fruire di cultura. Quindi chiudiamo questa mostra, questo capitolo importante storico. Siamo pronti a iniziare la prossima. Ringrazio tutti coloro che sono venuti a visitare questa mostra, tantissimi, con le scuole, perché il messaggio che doveva passare era il messaggio che i ragazzi della scuola dovevano capire cosa è successo in quel periodo dal 1915 al 1918. I motivi non ce ne sono, perché chi fa la guerra non ha un motivo, la guerra non porta motivi, però porta ai ragazzi il pensiero che qualcuno ha combattuto per la libertà. Quindi i ragazzi sono rimasti affascinati di questa mostra, le divise, le armi.
giustamente non è da tutti i giorni in questo paese avere una mostra del Museo Storico di Roma della Guardia di Finanza che ci ha dato tanto onore. Le nostre uscite ormai, l'anno scorso Expo due opere, abbiamo fatto una conferenza con Sgarbi alla Galleria Rizzoli a Milano, quest'anno siamo stati al Museo Risorgimentale all'Altare della Patria dove abbiamo presentato i volumi delle lettere di Vincenzo Del Rico, dando onore a questa comunità e facendo conoscere questa comunità al mondo. A fine maggio siamo stati col vice sindaco a Roma, dei Lucani di Roma, che ci hanno invitato per parlare di Palazzo San Gervasio, questo paese che oggi è sulla bocca di tutti e mi dicono: ma cosa sta succedendo a Palazzo San Gervasio? Sta diventando una città? No, sta riscattando la memoria di quello che è stato, perché noi stiamo portando avanti quello che è stato Palazzo San Gervasio, la famiglia Del Rico, che saluto, che ci sostiene sempre come membro importante di questo Consiglio d'amministrazione, che ci interfacciamo giornalmente per discutere quali sono i progetti futuri, perché noi di progetti futuri ne abbiamo tantissimi, con l'aiuto di tutti, con l'unione della comunità, con l'amministrazione, la regione e tutti quanti. Quindi concludo questa mia introduzione ringraziando il capitano La Monaca della sua presenza qui. Il capitano La Monaca è il comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Potenza, una bella figura, perché ci fa piacere avere una donna comandante. Noi siamo abituati alla figura maschile del comandante. Avere una figura femminile è una bella figura, anche perché è una figura, comunque una donna è sempre una mamma, quindi accoglie sempre praticamente tutti. Quindi ringrazio di nuovo tutti della presenza e passo la parola a Michele Mastro, presidente dell'Ente Morale e sindaco di Palazzo. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Onorato di avere questa sera il comandante della Guardia di Finanza, Marianna La Monaca, che ringrazio e sono onorato della vostra presenza qui in uno dei palazzi più belli che Palazzo oggi ha. Un ringraziamento lo voglio fare alla famiglia, dove poco fa abbiamo inaugurato una strada, e quindi un applauso va a questo nostro concittadino che, come dire, ci ha con il suo servizio alla nazione, ha onorato tanto il comune di Palazzo, la regione Basilicata, nonché l'Italia intera. Un ringraziamento particolare lo voglio fare al presidente del Consiglio regionale Franco Mollica, il quale, come dire, ha avuto sempre a cuore la nostra pinacoteca, ci ha dato veramente dentro negli anni passati, quindi quanto detto dal conservatore è la pura e santa verità. Se noi siamo qui, come dire, a svolgere attività, dobbiamo dire tanto grazie a Franco Mollica. Quindi, presidente, grazie della tua presenza, è onorato di essere qui con noi questa sera. Non poteva essere una serata migliore, quindi con l'inaugurazione di questa nostra strada e la presenza, come ha detto Mario, del comandante della Guardia di Finanza, quindi una straordinaria donna dove noi dobbiamo, come dire, oggi le donne vanno valorizzate, io penso, quindi io sono di questa idea. Un saluto lo rivolgo al vice sindaco, all'assessore Giannone, all'assessore Festino, a tutti quanti voi che siete qui presenti questa sera, e per dire soltanto semplicemente un po' di notizie. Diciamo, noi stiamo lavorando a tamburo battente. E un ringraziamento io particolare lo farei alla famiglia che è qui presente, ma un ringraziamento veramente particolare va dato veramente con il cuore, io lo do con il cuore ai volontari, perché se questo ente, se questo nostro palazzo è aperto, lo dobbiamo dire grazie a loro. Quindi è doveroso. Saluto il consigliere regionale Aurelio Pace, della sua presenza qui questa sera. Quindi di attività, come il conservatore ha detto, insomma, ne abbiamo fatte. Abbiamo portato il nome di Palazzo San Gervasio non soltanto
nella conoscenza dei paesi contermini o nella regione Basilicata. Siamo stati, come ha detto Mario, siamo stati ad Expo, siamo stati al Vittoriano, quindi voglio dire, Palazzo oggi può dire che ha aperto le porte e quindi ci siamo aperti non soltanto alla regione Basilicata, ma io penso all'Italia e al mondo. Io non posso non dire che tanti mi scrivono sui social, soprattutto in posta privata, dove, Mario te la rubo quello che tu hai detto, dici ma che sta succedendo a Palazzo San Gervasio? Sta succedendo una cosa straordinaria, dove una comunità solleticata, io devo dire, perché Palazzo io dico sempre, è una straordinaria comunità, ma con gli stimoli giusti io penso che possiamo fare delle cose importanti e le possiamo fare insieme. Io dico sempre, insieme si vince sempre, se ci isoliamo non andiamo da nessuna parte. È in prossima approvazione, poi anche il Presidente sicuramente ne darà notizia, del piano di riparto, dove Palazzo abbiamo questi 150.000 euro, quindi io spero presto di dare inizio, così come ebbe a dire qualche tempo fa, dare inizio ai lavori del Palazzo di fronte. Quindi dobbiamo continuare con quello che diciamo è il percorso che questa amministrazione ha avviato e lo ha avviato in maniera, come dire, molto, molto profonda, molto, perché ci crediamo nelle cose. Questo è un dato importante. Detto questo, io ringrazio tutti quanti voi sempre per l'assidua presenza e per l'affezione che avete nei riguardi di questo straordinario palazzo. E io penso che con tutte le cose che noi possiamo mettere in campo, certamente saremo protagonisti insieme a Matera, capitale della cultura 2019. Un ringraziamento particolare lo devo fare al conservatore Mario Saluzzi per il suo impegno. E devo dire che di fastidi non me ne dà proprio, nel senso che è uno che cammina in piena autonomia, nel senso mi chiama, sindaco, devo fare questo, io sto facendo questo, quindi è una persona straordinaria al quale io mi sono particolarmente legato, ma è doveroso, come dire, il lavoro che noi stiamo facendo. Dobbiamo dire grazie anche e soprattutto a Mario Saluzzi. Ancora grazie e buon proseguimento di serata. Grazie. Comunque è sempre la squadra che funziona. Quando la squadra funziona si può andare avanti e con tranquillità. Allora, Aurelio, noi ci siamo conosciuti da tanti anni. Quando abbiamo pubblicato il catalogo ci hai fatto onore di chiederci qualche copia per le persone che avevi ospiti in regione e ci farebbe piacere se fai un saluto. Non era un saluto previsto, quindi sarà un saluto breve, ma essendo presente il Presidente del Consiglio, fra l'altro un maestro e un fratello maggiore, rimando a lui una parte delle considerazioni che avrei fatto. Intanto qualcuno è necessario farla in un momento in cui, guardando la locandina di questa manifestazione interessante, e saluto anche il comandante della Guardia di Finanza, immagino ad un ruolo generazionale, cioè a cosa l'istituzione può proporre una manifestazione di questo tipo. E penso che i nostri nonni, in quel periodo che noi richiamiamo come Grande Guerra, sindaco, saluto te per tutti i tuoi cittadini, i nostri nonni hanno fatto una battaglia importante, culturale ancor prima che di sacrificio personale. Voglio ricordare ovviamente i caduti che ogni nostro paese ha dato come contributo straordinario di civiltà, una battaglia di civiltà per la libertà. E i nostri padri hanno fatto la stessa battaglia di civiltà per il benessere, cioè due generazioni a confronto. I nostri nonni combattevano per la libertà, i nostri padri per il benessere, cioè per dare stabilità, economia e benessere ai nostri figli. È immaginabile che questa generazione raccolga la grande sfida e la grande battaglia della conoscenza, se c'era una libertà che era necessaria, se c'era un benessere che è stato conquistato. La battaglia della conoscenza è la battaglia di questo tempo, e allora questi luoghi e queste manifestazioni acquistano questa evocazione, questo anelito del cuore e della mente, quello di riconoscere la memoria, quella radice profonda che non è mai una zavorra, ma che è identità. Bene, in un tempo globale, il sindaco faceva riferimento a Palazzo che si apre all'Italia e al mondo. In un tempo globale il mondo passa da qui, ora, adesso, e le scelte che il mondo prende condizionano la nostra vita. C'è chi immagina che quell'istituzione che ha garantito pace per 100 anni, e scusatemi, nome e nome, io mi chiamo Pace, ovviamente,
che hanno garantito pace per 100 anni, quell'istituzione può essere una zavorra all'Europa, e c'è chi immagina che è solo un fatto economico e si può entrare e uscire da un fatto economico. Invece è un fatto di pace della storia. E infatti in quel paese i giovani ragazzi, la generazione Europa, quelli che chiamano la generazione Erasmus, votano per rimanerci. E allora in un tempo in cui noi abbiamo l'onere di trasferire la conoscenza, e che Orazio qui a due passi scrive a Carmina non dant panem, cioè la poesia, la letteratura non ci darà da mangiare, ci accorgiamo che Matera 2019 è il più grande fatto economico che la Basilicata sta vivendo, non solo un fatto culturale. E quindi capiamo invece che la cultura è un fatto economico e che è un fatto di rilievo, di sviluppo. E se assieme a questo ci mettiamo Matera 2019, Melfi 2018, cioè 1000 anni della storia di quel maniero, della fortificazione di quel maniero, dove immaginate è nata la cultura. Fatemi dire, e chiudo davvero, chiedo scusa a Mario, forse il saluto doveva essere più breve, ma fatemi dire, Cristo si è fermato a Deboli, scriveva Carlo Levi, sì, ma risaliva da Gerusalemme, mica scendeva da Stoccarda. La cultura è nata qui, ed è un dato che noi dobbiamo recuperare tutto intero. In questo territorio abbiamo conosciuto due grandi esperienze, cioè ci è sempre stato l'uomo. Al centro di ogni processo c'è stato l'uomo. Quando si scrivono le costituzioni melfitane, il De Arte Venandi Cum Avibus, quando un grande mecenate sceglieva di dar vita, e penso ad Enrico, di dar vita ad un baratto che era fatto di opere d'arte e non di danaro, vuol dire che quella cultura rimane profonda, intrisa nelle nostre parole e nei nostri sguardi. E allora dobbiamo immaginare che come un grande lucano, un meridionalista, che si chiamava Emanuele Gianturco, scrisse e disse in Parlamento per presentarsi, lui disse: ebbi umili natali, avversa la fortuna, ma questi vinsi e quelli nobilitai con la perseveranza del lavoro. Lui si è riseduto e ha rappresentato così i lucani. Bene, io penso che i lucani siano così. Schiena dritta, cultura, identità e manifestazioni come queste. Grazie a voi. Allora, proprio per quello che hai detto, noi siamo legati con Melfi, con la Domus Federiciana che abbiamo qua a Palazzo, che è di proprietà della Regione, speriamo che presto verrà completata, e poi abbiamo la Via Appia. Noi abbiamo avuto un incontro con il sindaco la settimana scorsa, con la dottoressa Minardi, dove siamo stati inseriti come percorso della Via Appia, che parte da Melfi e arriva a Palazzo e poi esce dalla Basilicata, che è un percorso molto importante. Infatti noi stiamo avendo i primi visitatori qua che passano, si fermano, e quindi è la cosa importante che il Ministero è inserito come attrattore culturale nazionale, oltre a tutto quello che è il Castello di Venosa, la Cattedrale, di Melfi, tutto quello che sta a Venosa, che è importantissimo, ma anche questa Pinacoteca. Quindi è un riconoscimento importante di chi ha lavorato e l'ha fatta diventare una realtà. Quindi il 3 luglio avremo qua Alessandro Scillitani, che è il regista del film che ha fatto partire tutto quel progetto della Via Appia con Franceschini, che ha fatto innamorare Franceschini di quel progetto, e quindi inizieremo a parlare anche di quest'altra, di quest'altro percorso, perché noi nell'altra ala abbiamo avuto dei ritrovamenti di tombe sannite dopo uno scavo che hanno fatto il parco eolico, e quindi stiamo chiudendo anche, grazie al Consiglio regionale, la pubblicazione di quel catalogo scientifico, dove siamo andati a studiare anche le ossa di quelle persone, per vedere se quella razza è la razza che oggi noi siamo. Quindi praticamente uno studio approfondito scientifico con un aereo che ha fatto una circospizione di tutto il territorio, che si lega alla Via Appia, che ci dà l'identità, perché questa comunità fino a 5 anni fa non aveva identità, era diventata una comunità anonima. Oggi abbiamo scoperto che ci sono i D'Enrico, che c'era Federico, che c'era Manfredi. Quindi abbiamo, come ho detto prima, ci siamo riappropriati dell'identità. Quindi passo la parola al capitano La Monaca, che ci illustrerà la Guardia di Finanza nella storia, proprio per rimanere in tema di questa mostra. Perché non l'ho detto prima, perché la Guardia di Finanza nella Prima Guerra Mondiale? Perché la Guardia di Finanza ha sparato il primo colpo per l'inizio della Grande Guerra. È stato un caso, come ha detto il generale Ravaglioli 10 giorni fa, è stato voluto, perché poi c'è stato il patto di Londra che l'ha anticipato quel colpo, però la Guardia di Finanza era ai confini e quindi ha iniziato questo conflitto, che qualcuno dice la guerra è vinta, la battaglia è vinta, la guerra è finita, però non lo so. Grazie, passo la parola al capitano.
Buonasera a tutti. Porgo i miei deferenti saluti al Presidente del Consiglio regionale, al signor Sindaco, un sentito ringraziamento al Conservatore Dottor Saluzzi per l'invito. Questa sera vi rappresenterò attraverso delle slide con dei video la Guardia di Finanza dagli albori fino ai giorni nostri. Ho scelto i video in quanto le date così aride potrebbero sembrare noiose, anche a quest'ora con questo caldo, ecco. Almeno cercherò di rendere più interessante questo racconto, ecco, questa storia. Fin dai tempi più remoti, la difesa delle frontiere terrestri e marittime della nostra penisola fu affidata a corpi o a distaccamenti di soldati, i quali dovevano garantirne l'inviolabilità, non soltanto dai nemici in guerra, ma anche in tempo di pace dai malviventi e dai contrabbandieri. Dai milites portitori dell'Impero Romano, ai guardatores dei comuni, agli zaffi d'acqua della Repubblica Veneta, ai soldati di campagna del Regno di Napoli, ai distaccamenti di truppa istituiti dal Piemonte, sempre uomini in armi furono chiamati a vegliare i confini del paese. Pur tuttavia, il primo vero esempio di corpo speciale ordinato appositamente per il servizio di vigilanza doganale fu istituito nel Regno di Sardegna il 1 ottobre 1774 dal re Vittorio Emanuele Amedeo III, che creò la Legione Truppe Leggere, specialità dell'armata piemontese alla quale venne demandata, oltre alla difesa militare delle frontiere, anche la funzione di servizio di vigilanza finanziaria sui confini. La legione, con la quale ebbe quindi inizio quella che sarebbe stata la storia dei finanzieri italiani, fu affidata al comandante conte Gabriele de Pictet, la specialità acquisì presto rinomanza e prestigio per organizzazione e qualità del servizio svolto in tempo di pace e per le prove offerte in guerra, in occasione delle campagne dal 1792 al 1796, in cui, con la più fiera resistenza alle armate di Napoleone Bonaparte, pur sconfitti, due battaglioni della Legione, il 21 aprile 1796, nella pianura di Mondovì, ricevettero dall'imperatore dei francesi in persona l'onore delle armi per l'alto valore dimostrato in battaglia e il sacrificio profuso per proteggere la ritirata delle truppe sabaude. L'esempio della specialità piemontese fu presto mutuato anche da altri stati italiani, come quello pontificio, che nell'aprile 1786 creò il corpo della truppa di finanza, oltre ai reparti destinati alla scorta delle vetture postali e di marina doganale, impiegata per il servizio di polizia costiera e per il controllo della navigazione sul Tevere. Durante il cosiddetto decennio francese, in alcune regioni del centro-nord Italia, Piemonte, Liguria, Toscana, operarono i cosiddetti chasseurs verts, dal colore verde delle loro uniformi, di impronta militare solidissima, sorti il 1 maggio 1791, durante la Rivoluzione francese. I finanzieri, voluti in Italia da Napoleone Bonaparte, anche detti préposés, preposti doganali, parteciparono valorosamente a tutte le guerre dell'epoca napoleonica, dalla prima campagna d'Italia a quella di Francia nel 1814. Sciolta la legione dell'armata piemontese, in Italia preposei imperiali napoleonici operarono lungo le coste liguri e tirreniche ed organismi che ne ripetevano la struttura furono istituiti negli stati satelliti della penisola. Il regno italico del viceré Beauharnais ebbe la sua forza armata di finanza, della quale nel marzo 1808 fu stabilita l'uniforme nel panno grigio-azzurro anziché il verde francese e con la coccarda italiana sul cappello. Appare evidente come la polizia finanziaria del regno derivasse da quella napoleonica, costituita da un organismo di vigilanza fiscale ad ordinamento ibrido civile, ma saldamente integrato sia nell'apparato di sicurezza interna che in quello preposto alla difesa esterna dello Stato. D'altra parte, il corpo francese costituì il modello per vari governi d'Europa e particolarmente d'Italia, il Regno di Napoli. Con la riforma doganale del 1806 ebbe una guardia dei dazi indiretti, avente anche compiti di polizia sanitaria e difesa costiera, così come gli stati che istituirono corpi analoghi.
Durante il blocco continentale stabilito da Napoleone il 21 novembre 1806 con il decreto di Berlino, anche i finanzieri italiani si distinsero nella difesa delle coste dalle incursioni inglesi, che tentavano di importare merce britannica nei paesi soggetti al dominio francese. E combatterono valorosamente in ogni situazione, fino al tramonto dell'impero napoleonico. In seguito alla restaurazione dei Savoia sul trono di Piemonte, la tendenza a richiamare in vita le istituzioni del vecchio Stato Sabaudo indusse l'idea di affidare ad un corpo militare la sorveglianza delle frontiere, per cui la Legione Truppe Leggere fu ricostituita, ridenominata Legione Reale Piemontese e successivamente Legione Reale Leggera. Negli altri stati italiani furono invece mantenuti i corpi di finanzieri istituiti durante la dominazione francese, cercando peraltro di epurarli politicamente e di soffocare in essi quell'elevato spirito militare e patriottico dei fasti dell'epopea imperiale. Notevole fu la partecipazione dei soldati di finanza dei vari stati italiani ai moti insurrezionali e alle campagne di guerra del 1848 e del 1849, soprattutto nelle cinque giornate di Milano, ove costituirono milizia regolare della rivoluzione, e nella difesa di Roma, durante la quale si coprirono di gloria i finanzieri lombardi che formavano il nervo del reggimento bersaglieri lombardi di Luciano Manara e i finanzieri romani sotto il nome di bersaglieri del Tebro al comando di Felice Orsini e Callimaco Zambianchi. Il panorama dei corpi di vigilanza doganale e confinaria negli stati italiani, prima dell'unificazione nazionale, era piuttosto vario per soluzioni organizzative e livelli di efficienza. Con l'unificazione d'Italia, i vari corpi si fusero nel corpo delle guardie doganali, istituito nel 1862, con il compito eventuale di concorrere in caso di guerra alla difesa dello Stato. La Guardia Doganale si inserì nel più ampio contesto dell'amministrazione finanziaria del nuovo Stato, stretto tra la difficoltà di amalgamare sistemi tributari e apparati burocratici molto diversi e l'urgenza di apprestare uno strumento efficiente per far fronte alla gravissima crisi del tesoro unitario. Inoltre, per la soluzione del problema del coordinamento all'interno dell'amministrazione finanziaria e in periferia nella seconda metà degli anni 60, si giunse all'istituzione in ogni provincia dell'intendenza di finanza, organo dotato di poteri di controllo e di coordinamento nei confronti degli uffici finanziari provinciali. Dopo il 1870 il corpo delle guardie doganali fu oggetto di ampie riforme. Nel 1875 i finanzieri si cucirono per la prima volta le fiamme gialle sui baveri delle loro giubbe, simbolo distintivo dell'istituzione. Con la legge 8 aprile 1881 numero 149 il corpo delle guardie doganali assume titolo ufficio di corpo della Regia Guardia di Finanza, entrando a far parte integrante delle forze militari di guerra dello Stato, con la funzione di impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione, trasgressione delle leggi e regolamenti di finanza, e di tutelare gli uffici esecutivi dell'amministrazione finanziaria, come pure di concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel 1906, al termine di lunghe battaglie parlamentari, al corpo fu concesso un ordinamento militare autonomo, con la costituzione del Comando Generale e dei Comandi di Legione. Con decreto reale del 14 luglio 1907 venne esteso al corpo l'uso delle stellette a cinque punte, simbolo dell'appartenenza alle forze armate. In tempo di pace il corpo, pur non avendo ancora lo stato giuridico militare, fu sottoposto alla giurisdizione militare e a un regime disciplinare in gran parte mutuato da quello vigente per l'esercito, il cui regolamento di disciplina militare venne esteso con la legge del 12 luglio 1908. L'integrazione tra le forze armate dello Stato si completa col Regio Decreto del 2 giugno 1911, in cui avviene la concessione della bandiera di guerra, che fu materialmente consegnata a Roma a Tor di Quinto il 7 giugno del 1914. In tale veste significativa è la partecipazione del corpo alle operazioni belliche dei due conflitti mondiali e alla Resistenza. Nel 1911-1912 la Guardia di Finanza prese parte con i propri reparti mobilitati alla guerra italo-turca, distinguendosi a Zanzur, Sinibilal, Bukenemesh e nell'Egeo. Rilevante fu il contributo fornito durante la Grande Guerra, cui il corpo partecipò con 18 battaglioni ed il naviglio, distinguendosi in numerosi fatti d'armi. Il 21 giugno 1918 il 7° battaglione, dislocato sul Basso Piave, varcando coraggiosamente il fiume Sile sotto il tiro incessante delle batterie nemiche, si attestò in opposto territorio.
Il successivo 5 luglio l'ottavo battaglione, che sostituì l'esausto ma indomito settimo, continuò le operazioni che si conclusero brillantemente due giorni dopo con il raggiungimento dell'argine destro del Piave Nuovo. In ricordo di quelle eroiche gesta, la festa anniversaria della Guardia di Finanza, celebrata il 5 luglio sino al 1965, è stata definitivamente fissata il 21 giugno di ogni anno. La riorganizzazione delle forze di polizia avvenuta nel 1919 investe anche il corpo della Regia Guardia di Finanza. Le responsabilità vengono ripartite tra l'ispettore generale, ufficiale dell'esercito nel grado di tenente generale, preposto all'area della preparazione militare, e il comandante generale, ufficiale della stessa guardia, dipendente dal primo, ma abilitato a mantenere rapporti diretti con il ministro per i servizi di ordinario istituto e per l'amministrazione del personale. Di questi anni è il rapporto con le fiamme gialle del notoriamente audace ed avventuroso Gabriele D'Annunzio. Fu a Fiume che il 25 giugno 1920 il poeta soldato scelse per sé il grado di appuntato d'onorem della Guardia di Finanza, dedicando al corpo quel nec recisa recedit, nemmeno recisa retrocede, che divenuto nel 1933 il motto araldico ufficiale dei finanzieri, ne avrebbe accompagnato il servizio e il sacrificio di ogni giorno. Nel 1923 venne istituita la Polizia Tributaria Investigativa come contingente specializzato della Regia Guardia di Finanza, le cui attribuzioni vennero meglio precisate dalla legge 7 gennaio 1929 numero 4, che ha riordinato organicamente la materia della repressione e delle violazioni finanziarie. Nel 1935-36 la Guardia di Finanza prese parte alla guerra italo-etiopica con il battaglione speciale E. Nel secondo conflitto mondiale il corpo mobilitò ancora 18 battaglioni, nonché tutto il naviglio composto da oltre 150 piccole unità, che fu impegnato a coadiuvare la Marina Militare nel Mediterraneo. Sul territorio nazionale i reparti territoriali parteciparono alla resistenza e alla lotta partigiana, mentre un battaglione organico prese parte accanto ai reparti della Quinta Armata Americana del generale Clark alla liberazione di Roma. Notevole fu inoltre l'impegno dei singoli reparti e di singoli finanzieri in favore dei profughi ebrei e dei perseguitati, moltissimi dei quali aiutati ad espatriare clandestinamente in Svizzera, ovvero occultati nelle caserme o nelle abitazioni private. Tale meritoria opera, espressione di esemplare coraggio e solidarietà umana, ha trovato il suo giusto riconoscimento nella concessione di una medaglia d'oro al merito civile alla bandiera di guerra del corpo, di 4 medaglie d'oro al merito civile e di 5 medaglie di giusti tra le nazioni, conferite alla memoria di altrettante militari del corpo, nel corso di una solenne cerimonia tenutasi il 29 gennaio 2008 alla presenza dell'ambasciatore di Israele e di alte autorità istituzionali, ovvero in altre toccanti manifestazioni esterne. Il contributo alla guerra di liberazione raggiunse poi il suo momento più glorioso quando, nella notte del 25 aprile 1945, il colonnello Alfredo Malgeri, riunendo in un reggimento di formazione i militari della Legione di Milano da lui comandata, diede inizio al moto insurrezionale attaccando i presidi nemici e occupando i principali obiettivi della città. Anche in questo caso la bandiera di guerra del corpo ricevette un'importante decorazione, la medaglia d'oro al valor militare. Nell'immediato dopoguerra, la riforma dell'imposizione diretta del ministro Vanoni del 1951 e il ruolo determinante assunto nel sistema dall'imposta generale sulle entrate determinarono una profonda accentuazione dell'assetto organizzativo del corpo in direzione dell'attività di repressione dell'evasione fiscale. Da tale momento, la preparazione all'attività di polizia tributaria diviene il tema centrale dell'addestramento, di formazione e di perfezionamento per gli ufficiali e i sottufficiali. I compiti istituzionali del corpo vennero quindi fissati dalla legge 23 aprile 1959, numero 189, nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico, nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria, nonché nel concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa politico-militare delle frontiere.
Anche in tempo di pace, la Guardia di Finanza, come in occasione dei terremoti di Messina e Reggio Calabria nel 1908, della Marsica nel 1915, delle alluvioni del Polesine nel 1951 e dell'Italia centro-meridionale nel 1956, ovvero in occasione della sciagura del Vajont nel 1963, si è resa protagonista di innumerevoli episodi, espressione di generoso altruismo e operante solidarietà, premiata con la concessione alla bandiera di guerra di 8 medaglie d'oro e una d'argento al valor civile ed 8 medaglie d'oro al merito civile, nonché di numerose medaglie al valore e al merito civile ai singoli militari impegnati nei soccorsi. I profondi cambiamenti intervenuti nei 40 anni successivi alla legge ordinativa del 1959 nel tessuto socio-economico italiano e nel panorama normativo hanno reso indispensabile nel 1997 dare il via ad una profonda rivisitazione generale che consentisse di adeguare i compiti e le strutture del corpo alle nuove impegnative sfide poste da uno scenario economico e finanziario profondamente cambiato dalla progressiva globalizzazione dei mercati e dalla dimensione transnazionale dei fenomeni criminali. Le iniziative adottate hanno coinvolto tanto la struttura organizzativa, con il DPR 29 gennaio 1999 numero 34, quanto compiti e funzioni, con il decreto legislativo 19 marzo 2001 numero 68, attraverso il riconoscimento della Guardia di Finanza quale forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria, a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea. La dimensione internazionale delle attribuzioni del Corpo, sulla scorta dell'impegno profuso dal 1993 al 96 nell'ambito della missione multinazionale Danubio Blu, finalizzata ad assicurare il rispetto dell'embargo nei confronti della Federazione Jugoslava, ha trovato ulteriore valorizzazione negli ultimi anni, sia attraverso il distacco di numerosi militari presso le più importanti rappresentanze diplomatiche italiane e di principali organismi sopranazionali, sia mediante la partecipazione in vari paesi del mondo, come Albania, Kosovo, Afghanistan e Haiti, nell'ambito di missioni di cooperazione internazionale ed operazioni di state and capacity building, con compiti quindi di assistenza e addestramento delle locali forze di polizia. Per costruire il proprio futuro è necessario conoscere il proprio passato, la propria storia. Essa è senza ombra di dubbio la materia che affascina e coinvolge emotivamente gran parte della società contemporanea. A tale tendenza non poteva sottrarsi la storia della Guardia di Finanza, oggetto di continui studi e di ricerche da parte di studiosi e di giovani affascinati dai trascorsi plurisecolari e dalle tradizioni storiche del corpo, che costituiscono un prezioso patrimonio di conoscenza da rispettare, salvaguardare e diffondere a beneficio di tutta la collettività, anche al fine di mantenere sempre vivi quei valori etici e morali da cui sempre i propri appartenenti si ispirano. Spero di non essere stata noiosa. Grazie. Sicuramente no, perché veramente una bella presentazione, non noiosa e molto, molto chiara. Allora, Franco, a luglio 2009, quando abbiamo inaugurato la riapertura di questo palazzo, c'è una foto a luglio del 2009 noi abbiamo fatto, diciamo, la mia prima mostra che ho fatto in questa Pinacoteca, Oltre il Moderno, dove in molte foto ci sei tu, c'è Rocco Vita, ed è stato un momento molto importante perché abbiamo riaperto questo spazio espositivo dopo tanti anni di chiusura, dove è stato reso fruibile a tutti. E praticamente sono 5 anni adesso che non ha chiuso un giorno, compreso Natale, Capodanno, Pasqua. I volontari nostri sono instancabili, quindi questo dimostra che a livello nazionale c'è proprio una tendenza a chiudere i musei proprio perché non c'è personale. Noi abbiamo dimostrato che con l'amore della propria terra si bypassano anche queste mancanze. Quindi passo la parola a te per le conclusioni di questa giornata.
Grazie Mario. Buonasera a tutti quanti. Permettetemi di salutare intanto caramente i proprietari, chi ha reso possibile che questo mezzo miracolo, così come è stato descritto dalle parole sia del conservatore Mario Saluzzi, sia da parte del sindaco, su questa potenzialità e su questa struttura, ringrazio veramente la famiglia Del Rico per tutto ciò che ha fatto. Questo ripaga logicamente tutto quello che io non ricordavo. Cioè, generalmente quando un amministratore, un politico, opera nel suo divenire, non ricordavo che cosa era successo. Mi è venuto alla mente, quando me lo fa ricordare Mario, ciò che è avvenuto quella notte in cui discutevamo di questa norma, norma che avevamo socializzato, che avevamo presentato proprio qui a Palazzo, cercando anche di mettere in campo una serie di alleanze strane, cioè dove in maniera trasversale, pur di rendere giustizia ad un territorio, a ciò che un territorio poteva dare attraverso il suo patrimonio, abbiamo veramente quella notte fatto una battaglia che poi alla fine dà i propri risultati. Io sono contento di essere qui ed aver ricordato quella battaglia di quella notte. Una battaglia che logicamente ha reso, attraverso quella legge, ha dovuto restituire ad un territorio quello che meritava, cioè il giusto riconoscimento rispetto ad una grande potenzialità che i territori devono avere per forza nelle loro disponibilità per poter autodeterminarsi e autosvilupparsi. Ed è per questo che stasera, con la chiusura di questa mostra, una mostra che ha avuto a 100 anni dall'accadere di questa grande guerra e che non finirà logicamente nel 2016, ma continuerà attraverso un progetto che il Consiglio regionale ha messo in campo fino al 2018. Cioè, con una serie di azioni, che cosa abbiamo voluto mettere in campo? Intanto ricordare un momento storico che ha avuto e ha dato trasformazioni anche al nostro Paese. Anzi, come tutti i grandi avvenimenti, i momenti storici, si interrompe un circuito e se ne costruisce un altro. Anche la stessa presentazione ottima che ho ascoltato stasera da parte del capitano La Monaca, al quale veramente faccio i miei complimenti, perché molte cose non le sapevo. Sapevo sì, quando ci si cimenta in determinate materie e quindi si fanno gli approfondimenti, che ci sono state trasformazioni. Poi del resto le varie norme anche citate addirittura del 1800, io proprio in questo comune ho dovuto fare un'assemblea, capitano, dove abbiamo dovuto dialogare insieme con la gente parlando di una legge napoleonica del 1803, quella sugli usi civici, che riguardava una marea di agricoltori, di proprietari di terrieri, di gente che aveva in assegnazione questi terreni e che per effetto di alcune norme abbiamo dovuto per forza legiferare e quindi dare corso a determinate questioni che si sono verificate e sulle quali dovevamo venire sul territorio a spiegare alla gente e far capire alla gente la differenza fra ciò che è avvenuto dal 1803, quindi con un decreto napoleonico, e ciò che è avvenuto invece nel 1927, una trasformazione epocale rispetto ad alcuni momenti, in questo caso erano gli usi civici, ma quello che è avvenuto, credo, anche nella storia della Guardia di Finanza è dovuta, come dice lei, a trasformazioni globali o locali che hanno trasformato il corpo e che però un corpo che nell'ambito di quella grande storia, chi l'avrebbe mai detto? Cioè, noi oggi stiamo celebrando in Basilicata ciò che è avvenuto a 1000 chilometri di distanza
È vero che un paese quando entra in guerra risente interamente di ciò che sono gli effetti della guerra, ma quella guerra non ci ha toccato realmente, non siamo stati noi sul fronte o oggetto di scontri che sono avvenuti sul nostro territorio. Eppure anche noi abbiamo contribuito ed è per questo che il Consiglio regionale ha voluto mettere in campo uno strumento di conoscenza. Io la inviterei, Capitano, sinceramente, a voler registrare con la sua voce quel filmato e farlo circuitare. È un grande strumento di conoscenza. Noi lo stiamo facendo dappertutto, lo stiamo facendo nelle scuole, lo stiamo facendo nei comuni, i vari comuni che hanno tutti quanti aderito, i 131 comuni di questa regione, a questa grande iniziativa. Chi viene in consiglio regionale può verificare che c'è una gigantografia fatta dai tanti monumenti ai caduti di tutti i nostri comuni, messi insieme e che stanno lì a ricordare che anche la nostra terra ha dato il proprio contributo di sangue per chi è andato al fronte. E sono contento che abbiate, saluto la famiglia Palermo, per il fatto che abbiate voluto intitolare ad un cavaliere di Vittorio Veneto. Io sono molto legato per fatti affettivi ai cavalieri di Vittorio Veneto. Io conservo gelosamente, anzi riconservo, perché le avevo prestati ad un comune, un mio comune di adozione, il comune di Anzi, delle medaglie, dei ricordi di mio nonno, che era cavaliere di Vittorio Veneto, che ha voluto lasciare a me personalmente quei ricordi e che conservo gelosamente e che ho dato per una mostra. E lo dice, la dice lunga, se non ci fosse stato questo evento, molto probabilmente alcune cose che ho visto anche velocemente mentre entravo in questa sala non avrei potuto vederli, perché magari nel museo romano non ci sarei mai andato. Invece questa è un'occasione anche per poter dare senso a questo luogo come luogo della cultura e della conoscenza. E sono convinto che questa è lo spirito con il quale il Consiglio regionale, ma anche le comunità, hanno accettato di voler mettere in campo queste iniziative che ricordano momenti drammatici, ma anche saltanti, perché lì si è costruito la libertà e la democrazia. E noi lo dobbiamo ricordare ai giovani, perché i giovani non possono pensare che quello che attualmente godono come democrazia sia arrivato d'amblè, sceso dal cielo. No, è stato costruito dai nostri padri, dai nostri nonni, dai nostri avi, che dando anche la vita hanno costruito momenti di libertà e di democrazia. E sono convinto che questo luogo possa essere, attraverso questo ricordo, perché noi dobbiamo poi anche pensare che non sempre questi luoghi devono ricordare momenti così brutti, le morti, le guerre e tutto ciò che è avvenuto, ma deve servire, così come qualcuno ha detto, da volano di sviluppo di un territorio. Aurelio ha citato un mio compaesano, Orazio, dicendo che non si vive di poesia, invece di cultura si può vivere. E non è vero che chi dice che la cultura non dà da mangiare. E lo dimostra il fatto che Matera, da paese della vergogna degli anni 50, è passato a rappresentare l'Italia nel 2019 in Europa come capitale della cultura. E l'augurio che io voglio fare a Palazzo, che nel 1963 era considerato uno dei paesi più arretrati per effetto di un film che raccontava la cruda realtà di Lina Wertmüller, I Basilischi. A proposito, abbiamo rischiato di chiamarci Basilischi anche in Basilicata, cioè adesso nella stesura dello statuto qualche storico voleva che ci chiamassimo basilicatesi, anche se indicava il termine basilisco come il termine più appropriato. Ma essendo il termine basilisco utilizzato in senso dispregiativo,
era più utile utilizzare una terminologia del Racioppi che ci chiamava base di Catesi. Abbiamo sventato questo pericolo insieme ad Aurelio Pace, insieme ad altri consiglieri. Siamo della Basilicata, ma ci chiamiamo e ci chiameremo Lucani, perché questo credo che sia il senso. E quindi attraverso anche queste piccole cose che vengono messe una dietro l'altra, bisogna saper cogliere e sfruttare tutte le occasioni. Sindaco, ti rassicuro che il Comune di Palazzo San Gervasio è all'interno di quel riparto dei fondi della 219 che è nell'endo procedimento delle commissioni e che quasi sicuramente da qui a qualche settimana andrà in porto dopo che le commissioni l'avranno esaminato. Del resto mi hanno fatto il Presidente del Consiglio regionale, si incomincia a diventare un pochettino despota per carattere, incomincio a dover forse d'ora in avanti legare i consiglieri sia ai loro posti nelle commissioni, perché voglio dargli dei tempi entro i quali gli atti devono avere la loro approvazione o diniego, e anche all'interno del Consiglio regionale. Non ci dobbiamo scandalizzare se fibrillazioni politiche hanno fatto sì che le ultime quattro sedute, quasi sempre, il Consiglio regionale si sia sciolto per mancanza di numero legale. Stiamo lavorando anche per far sì che queste cose non accadano, ci sono fatti normali, ordinari, che accadono sempre per questioni che però non devono avere un'incidenza sui territori, perché momentaneamente ci sono una serie di atti che sono in discussione e che possono dimostrare, anzi possono essere, per questi territori importanti momenti da cogliere per il proprio sviluppo. E parlo dei GAL, è nella fase avanzata la istituzione, la costituzione dei gruppi di azione locale. Che cosa sono i GAL? I GAL sono quegli organismi dove i privati si mettono insieme, sfruttano programmazioni della regione, sfruttano finanziamenti della Comunità Europea ai fini della valorizzazione dei prodotti agroalimentari, del territorio e anche per implementare il turismo. E sono esattamente uno dei punti di uno dei volani per lo sviluppo che dobbiamo mettere in campo con una cognizione territoriale che metta dentro però tutto. Perché è vero che questo è un territorio ricco di storia, perché la Via Appia ha parlato nell'ambito della storia su tutto ciò che è avvenuto nell'arco del tempo. Però è anche vero che sovrapposizioni molte volte bisogna evitarle, perché le sovrapposizioni possono influire negativamente rispetto a effetti positivi che invece altri strumenti possono mettere in campo. E ad esempio la sovrapposizione di due strumenti che sono similari, che hanno lo stesso effetto. Noi abbiamo già avuto, il Comune di Palazzo San Gervasio insieme a altri comuni del circondario ha aderito al progetto Aristeo, al distretto Terre di Aristeo, che è esattamente, va nell'indicazione o nella direzione di dover implementare attraverso una serie di azioni e di agevolazioni da parte del MIBACT, con decreto già avuto, già scritto, per implementare il turismo e conseguentemente la valorizzazione del prodotto agroalimentare sul territorio. Il patto del Bradano, dei comuni del Bradano, sono sovrapponibili. Anche il patto del comune del Bradano mira ad avere la stessa cosa. A questo punto, lì c'è già un decreto siglato. Lì il decreto non è ancora arrivato, bisogna costituire di nuovo la partnership, bisogna rimettere in campo. Se dovesse anche quello arrivare, va bene. Aveva un senso, il senso era quello di legare tutti gli strumenti sull'asse Matera 2019. E che cosa significa Matera 2019? Matera 2019 non significa solo Matera, ma significa Basilicata. Matera 2019 è una locomotiva che va, che cammina, cammina da sola. Provate per ipotesi in questo momento a voler fissare una camera di albergo da qui a 15 giorni nella città di Matera. È impossibile,
non riuscirete a trovare un posto. Questo significa che è una locomotiva che va. Adesso tocca a noi, come territori. Tocca al Bradano, tocca al Vulture. Costruire i vagoni e attaccarli dietro quella locomotiva. Perché se quella locomotiva tira, non c'è bisogno che ne costruiamo un'altra noi. Leghiamoci con i vagoni e utilizziamo il nostro sforzo per costruire solo i vagoni e non la locomotiva. Questo credo che sia il senso sul quale possa essere portato avanti un ragionamento. E queste iniziative, logicamente, come diceva il mio collega Aurelio Pace, la conoscenza. Noi lo facciamo perché la conoscenza, generalmente in un detto un pochettino più spiccio, dice che la conoscenza è metà scienza. La conoscenza invece dà occasioni per poter valorizzare cose che magari non si avevano nella mente. Io stesso, dicevo al capitano prima, ho capito e ho conosciuto stasera, sono venuto a conoscenza di alcune cose di cui non ero realmente a conoscenza se non avessi visto questo filmato e non avessi ascoltato le parole del capitano La Monica. E vengo alla fase conclusiva, non vi tedierò di più. Sono contento di essere qui stasera, perché chi mi conosce sa che io sono una persona determinata e con la stessa determinazione con la quale abbiamo approvato la legge che ha permesso a noi di essere qua stasera, con la stessa determinazione continuerò nel ruolo che mi hanno voluto indicare come Presidente del Consiglio regionale, guardando però con un occhio anche ciò che avviene sul territorio. E non posso non guardare con occhio benevolo questo territorio. Non me ne vogliano gli altri territori, capitano. Io sono di Venosa, sono di questo territorio. Credo che ci tenga un particolar modo a far sviluppare questo territorio. Logicamente è un interesse particolare che dovremo però operare e ricercare nell'interesse generale più complessivo dell'intera regione Basilicata. Voglio concludere con una cosa. Diceva il capitano La Monica che il futuro va guardato con gli occhi del passato. È una bella frase che mi ha colpito. Io ne avevo scelto un'altra che era più attinente. Era attinente al ragionamento che stavamo facendo rispetto a ciò che è il nostro territorio, un territorio bellissimo. A ciò che è questo luogo, è un luogo bellissimo. A ciò che è quel contenitore culturale, ciò che viene esposto. Io mi auguro che anche la mostra che parte il 14 di luglio possa avere la stessa fortuna che hanno avuto tutte le altre mostre. Non ho dubbi di questo. Perché? Perché ciò che viene esposto è molto bello. E proprio parlando del bello, volevo citare, facendo l'augurio a Palazzo San Gervasio, a questa Pinacoteca, al Vulture Alto Bradano, di cui mi sento parte, all'intera regione Basilicata, che tutto ciò che è bello va valorizzato, perché Dostoevskij diceva che il bello salverà il mondo. Auguri Palazzo San Gervasio, auguri a tutti quanti. Allora Franco, abbiamo affrontato tante battaglie per questo territorio, continueremo a battagliare. Noi abbiamo quel progetto là che parla proprio del Basilicata Parco Culturale 2019, perché la città di Matera deve avere questa apertura verso l'esterno. Noi saremo i locomotori, non i vagoni, i locomotori, perché in questo momento ci sentiamo locomotori. Quindi continuerò a venire a trovarti, a darti fastidio, perché quando vengo tu dici questa volta che vuoi, però lo facciamo per un interesse comune che è la nostra comunità, il nostro territorio. Stasera abbiamo fatto, come con tutti i nostri relatori, una targa ricordo che ricorda questa mostra che si chiude oggi. Domani verrà la squadra della Guardia di Finanza del Museo Storico a smontarla, 2-3 giorni, e
inizieremo a montare già l'altra, quindi come ho detto prima siamo sempre in work in progress. Non abbiamo il tempo di assaporare un evento bello che ne organizziamo subito un altro. Un evento che avrà due significati. Il primo, la mostra dei ritratti. Esporremo i ritratti in galleria e quindi sarà la solita mostra estiva. L'altro evento che dopo che la colomba è stata all'Expo, nella Esposizione Universale di Milano, è stata a Matera nella capitale europea della cultura, ritorna a casa, sarà esposta in questa pinacoteca fino a data da destinarsi, in attesa che un altro evento mondiale ce la chieda e la faremo rivolare, sempre nel segno della pace, perché noi vogliamo la pace e quella colomba rappresenta la pace di questa comunità. Allora, Michele, abbiamo le targhe per il presidente. Quindi invito chi non l'ha visitata la mostra di visitarla, perché è l'ultimo momento, perché ritornerà a Roma nel Museo Storico. Ricordo che l'anno scorso è stata a Venezia, a Palazzo Ducale a Venezia, quindi abbiamo avuto l'onore che dopo Venezia la mostra è venuta a Palazzo San Gervasio, un paese che se chiediamo a qualcuno di Venezia non sa nemmeno dove si trova, però noi l'abbiamo avuta lo stesso. Grazie a tutti e buona serata.